Imbarazzo in studio per Gerry Scotti, l'atmosfera si fa bollente. Momenti di imbarazzo per il conduttore di Canale 5 Gerry Scotti. Nel corso di ben due delle sue trasmissioni, l'atmosfera si è fatta bollente, a causa di alcuni equivoci un po' piccanti. Il primo episodio si è verificato durante l'ultima puntata di Chi vuole essere milionario, andata in onda lo scorso 14 dicembre 2018. In quell'occasione, il conduttore Gerry Scotti e il concorrente si sono trovati davanti a una domanda abbastanza particolare. Il quesito infatti poteva essere abbastanza equivoco. Fatto apposta per generare imbarazzo? Gli autori del programma, a volte si divertono ad ironizzare nella costruzione delle domande ed è quello che è successo anche in questo caso. Nel quiz andato in onda nell'edizione speciale in prima serata, lo scorso venerdì 14 dicembre, è comparso un quesito che, ad una prima lettura, può far sorridere. E gli utenti del web, hanno sicuramente notato l'ironia della domanda e l'hanno commentata sui social. L'equivoco a chi vuole essere milionario. Ed ecco la domanda dai contorni piuttosto equivoci, alla quale è stato costretto a rispondere il concorrente. L'indovinello divertente recitava, il marito lo dava alla moglie. Il Papa ce l'ha ma non lo USA, alle suore non serve il Rocco che l'ha più lungo di Gerry. La domanda ha generato subito un evidente imbarazzo nel concorrente Gerry Scotti, cerca di raffreddare l'atmosfera divenuta piuttosto bollente, scherzandoci su. L'imbarazzo si smorza un po' con l'arrivo delle opzioni di risposta e il conto in banca, il numero di telefono, il cognome e il naso. La risposta esatta? Ma ovviamente il cognome. L'allusione piccante a The Wall. A quanto pare, il conduttore di Chi vuole essere milionario, in questi giorni è avvezzo agli equivoci, ai doppi sensi che alludono a tematiche un po' piccanti. Nell'ultima puntata dell'altro quiz show, condotto da Gerry Scotti, The Wall, in onda tutte le sere nel prime time di Canale 5, si è verificato un altro momento di imbarazzo. Nella puntata andata in onda lo scorso 18 dicembre 2018, in gara due sorelle. Ad un certo punto il muro fa la sua domanda, ma come di routine, nella trasmissione, appaiono prima le opzioni di risposta. Che la domanda stessa. Niente di strano apparentemente, le parole erano, Alidoro Melampo e Medoro, ma il lieve imbarazzo si è generato, quando lo stesso conduttore, ha sussurrato, uno di questi è il mio nome in intimità. Risatina, della concorrente e del pubblico in studio, per fortuna la domanda, riguardava il nome del cane della fatina di Pinocchio. Gerry Scotti e le sue colleghe, le belle donne lo hanno più volte tentato. A proposito di colleghe Scotti confessa che, nel suo mondo non sono mancate le tentazioni. Nel corso degli anni è stato affiancato da donne bellissime e in più di un'occasione si sarebbe trovato in una posizione per così dire difficile. Una di queste ha visto protagonista la showgirl svizzera Michelle Hunziker. Per la prima volta dopo anni il conduttore, fa questa dichiarazione hot, ho persino fatto il bagno di cioccolata calda con Michelle Hunziker. È stata una bella tentazione, c'era da diventare matti. Chissà cosa avrà pensato di questa esternazione la sua attuale compagna Gabriella Perino.
Gerry Scotti è stato sposato con Patrizia Grosso dal 1991 al 2001, mentre ora con Gabriella sta bene, anche se non pensano alle nozze.